Voglio mostrarti come spadellare e cucinare questo broccoletto. Allora, praticamente mi sono già portato avanti staccando tutti, diciamo, questi rametti, i rametti del broccoletto che a loro volta hanno altri rametti. Ovviamente più li fai piccoli, più diventa veloce, la cottura, quindi potresti anche dividerli a metà volendo. Io non ho avuto praticamente niente, ok? Ti mostro come è possibile preservare, praticamente mangiare almeno il 90% del broccolo, compreso il manico. Taglio solo la parte più esterna che è un po' più legnosa. A dirti la verità, questo qui non sarebbe neanche così duro, ma devo farlo appunto per dimostrarti che è possibile mangiare un po' tutto. Questo va alle galline, ok? E qualcosa devono mangiare anche loro, oltre l'erba. E qui taglio in parti piccole. Aggiungo appunto al resto del broccolo. Taglio l'inizio e la fine, quindi la punta e la parte bassa della cipolla, e scarto e la pulisco. Faccio altrettanto con quest'altra cipolla. Ecco qua, la pelo. Poi, se hai delle tecniche, suggeriscimele, che io sono sempre pronto a impararne di nuove. Broccoli e cipolla. Ok. Tutto in pentola. Ti dirò, siccome il broccolo non ha molta acqua, adesso bagno appena la verdura in modo tale da inumidirla. Ok? Gli do un po' d'acqua così. Questo sistema di cottura è quello che uso solitamente, oppure uso le famose AMC, che sono quelle pentole con un fondo in acciaio inox molto spesso. Adesso volevo mostrarti come è possibile fare la stessa cosa, con qualsiasi pentola. Questa è una pentola antiaderente che trovi su shopbiologico.com e che ha anche questo uno spessore di 6 mm. Adesso scolo il tutto e poi ci rivediamo qui. Ok, questa pentola è in alluminio con triplo strato antiaderente, quindi do fiamma viva, magari sposto il tagliere per non dargli fuoco, e metto il coperchio. Ok, fatto questo, io so che dopo 1 minuto la pentola è bollente perché sono pentole in alluminio. Gli do 1 minuto di tempo. E poi ogni tanto ti consiglio di muoverlo perché il broccolo ha
poca acqua all'interno, quindi rischieresti di bruciarlo. Io uso questa tecnica qua per cucinare le verdure. Lo faccio quando ho fretta, come in questo momento, e lo uso perché secondo me è un modo di mangiarle che te le lascia belle croccanti, ti lascia dentro ancora qualche vitamina e restano molto gustose e brillanti. Io inizio già a muovere perché non voglio che si attacchi sulla pentola. Ok, nel frattempo ho già lavato il tagliere e anche lavato e asciugato il coltello, che è sempre il mio affezionato coltello giapponese che trovi anche quello su shopbiologico.com. Sento già qualche profumo. Muovo ancora, muovo, scuoto la pentola in modo che non si attacchi. Io sto dando fiamma viva, attenzione, eh. Potrei già dirti che dopo 3 minuti, 4, siamo già a un buon punto. Il coperchio è bollente. Mi scotto se lascio le dita anche per un secondo. Ok, posso abbassare questo per mostrarti a che punto siamo. Ok, vedi il colore bello brillante? Qui vuol dire che intanto la cipolla non puzza più, si può già mangiare. Broccoletto pure, lo assaggio e ti so dire com'è. Nonostante avesse perso la clorofilla, non era più verde. Vedi come il colore è molto molto brillante. Ok? Secondo me sono già pronti da mangiare. Ovviamente puoi insaporirli con salsa di soia. Io adesso non ho molto in casa, ci metto un velo di sale, pizzico di pepe, ok? Mescolo sempre con una spatola in legno per non rovinare la pentola. Ok, vediamo se ho qualche altra spezia da aggiungere. Intanto chiudo così, continuo la cottura. Ho spento il fuoco, ok? Ho spento il fuoco proprio adesso. Guarda cosa ho deciso di mettere. Ho qui del gomasio, semi di sesamo macinati e tostati. Ok. Questi hanno un sapore, sono salati, molto mineralizzanti, hanno calcio, semi di sesamo e sono molto molto gustosi. Come vedi non si è attaccato niente, come vedi non ho bruciato niente, nonostante che non ho messo acqua all'interno della pentola. L'importante è non aprire mai il coperchio. Io credo che sia un sistema di cottura molto valido questo, te lo consiglio, prova e poi fammi sapere su Giovanni Nani TV
e guarda i prodotti su shopbiologico.com. Trovi tutto quello che ti può servire per la cucina. Ciao e al prossimo video.